Dunque, le questioni vengono affrontate dalle assemblee dei cittadini climatiche, sono appunto quelle relative al clima, ma potremmo dire alla transizione ecologica dell'economia, quindi si va da aspetti macro a aspetti micro che riguardano la vita di tutti noi, come ad esempio non poter più entrare o circolare all'interno dei centri abitati con la propria auto, ma privilegiare i mezzi pubblici. E in un modo o nell'altro si parla sempre di questioni che implicano un cambio più o meno drastico di quello che è il nostro modo di vivere e di pensare. Per questo è fondamentale coinvolgere le persone da subito e far sì che il cambio sia in qualche modo consensuale e potremmo dire bottom up, cioè che venga dal basso e non sia qualcosa di imposto. Allo stesso tempo sono tematiche che hanno molteplici interessi in gioco e generalmente gli interessi tendono a confliggere tra di loro. Quando invece si crea, diciamo, il terreno, un terreno fertile come è quello dell'aspetto dialogico, deliberativo proprio delle assemblee, per appunto il confronto, il cittadino che approda lì in qualche modo ovviamente porta con sé un background, quelli che sono i propri interessi, ma ritrovandosi al pari con altri cittadini in un ambiente che propenso al dialogo, al confronto più che allo scontro di interessi, diciamo il fine è quello di riuscire a arrivare a soluzioni, a proposte che siano migliori per la comunità, nell'interesse della comunità, prima ancora che nell'interesse dei singoli.